Chi mi sta guardando su YouTube sicuramente si spaccherà per questi minuti di silenzio, secondi di silenzio, ma sto aspettando che il tutto vada live. Eccolo, lo vedo, siamo in diretta. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati alla nostra diretta, nuovo appuntamento su Twitch. Ho deciso, come vi raccontavo insomma i giorni scorsi, in particolare questo weekend, di aumentare il numero di appuntamenti live. Questo per, come dire, tener fede a quello che vuole essere poi lo scopo di questi appuntamenti live, ovvero tenere un contatto con voi con continuità, quindi sentirci più spesso, rispondere alle vostre domande più spesso e far sì che siate voi a proporre gli argomenti dei video anziché io che faccio i miei sproloqui e le mie analisi. Mentre aspetto un attimo che qualcuno arrivi, ecco, qualcuno chiede già: è la live? La risposta è sì e sei il primo commento, siamo in diretta. Ciao, ciao a tutti, qua abbiamo il vincitore del mini giveaway di venerdì scorso. Tra l'altro anche oggi ci sarà lo stesso mini giveaway con lo stesso mini premio. No, non tu Antonio, ma Etelic94, mi spiace, ma magari oggi è la tua occasione. Perché vi ricordo che queste dirette hanno questa cosina in più, ok, rispetto a quelle che erano su YouTube, ovvero il fatto che se voi mi seguite, più tempo mi seguite e più accumulate shitcoin, le ho chiamate in questo modo in maniera estremamente ironica, sono dei punti fedeltà, ok, che Twitch permette di dare ai propri spettatori. Con questi punti fedeltà, anzi con queste shitcoin, potete acquistare i biglietti del giveaway e quindi avere una possibilità, anzi da 1 a 5 possibilità di essere estratti poi alla fine. Il premio di nuovo è 0.001 bitcoin, un premio ovviamente stra simbolico. Vi ricordo che appunto la chat serve stavolta per interagire in diretta, quindi se avete domande, se avete qualcosa da dire, fatelo, che così io vi leggo e vi rispondo. Per l'occasione ho il mio secondo monitor qua dove leggo i vostri messaggi in chat. Altra cosa, per venire incontro ad alcuni di voi che hanno avuto problemi con il buffering in particolare, ho abbassato un po' il bitrate del video, quindi fatemi sapere se avete di nuovo problemi con lo streaming, perché purtroppo la risoluzione è vincolata a 1080p, o meglio è vincolata, l'ho scelto io di metterla a 1080p perché se la mettevo a 720 poi ho paura che si perda in qualità sui grafici. Ecco, mi state già dicendo un po' che lagga, io ho abbassato in verità il bitrate apposta per evitare che laggasse, e fatemelo sapere insomma, così da sapere se la prossima volta abbasso anche la risoluzione. Vi ricordo che potrete, per ora va bene, meno male. In particolare mi interessa il feedback di chi sta seguendo da mobile, visto che sono quelli un po' penalizzati. Va bene, fluido, da me perfetta, grande, bene, meno male. Ho abbassato leggermente il bitrate, ma abbastanza, tra l'altro, del 20% circa. Quindi ho cercato un compromesso tra la qualità e la fruibilità poi del live stream, perché se ovviamente lo vedete col buffering in continuo poi diventa un delirio e vi passa la voglia. Comunque voi continuate a darmi feedback perché io così mi regolo e decido se farla la prossima volta 720p. Potrà essere poi a scelta la risoluzione una volta che diventerò affiliato di Twitch, che però devo, ora si può scegliere la risoluzione addirittura, non ci credo. Davvero, aspettate, ci sto guardando. Sì, si può scegliere. Boh. Non chiedetemi perché tra l'altro avevo letto, stavo leggendo che insomma sul forum di Twitch, che per permettere la scelta ai propri spettatori della risoluzione devi essere già allo step affiliate. Quindi ritiro tutto quello che ho detto fino adesso. Se cliccate la rotellina sotto impostazioni, sotto il dove ci sono i comandi del video, potete abbassare la risoluzione. Bene, niente, io con questo direi che possiamo iniziare. Vi ricordo, seguitemi per tutto il tempo, così accumulate shitcoin. Alla fine ci sarà il mini giveaway nell'ultimo quarto d'ora. Ho imparato a fare i sondaggi come Dio comanda, quindi stavolta lo facciamo bene. Può essere che è per gli abbonati che si può cambiare, ma secondo me no, perché io come prova sto utilizzando un PC dove non sono neanche loggato in Twitch, e se clicco su impostazioni vedo dove c'è scritto auto nella risoluzione.
soluzione, vedo la possibilità di switcharla fino a 4:30. Quindi stasera ci saranno scene di nudo, ma speriamo di no. Tra l'altro, non so se vi ricordate, la scorsa volta, lo scorso venerdì, c'era l'ape, no? Che mi molestava parecchio. Stavolta non c'è l'ape, ho chiuso la finestra, così non entra nessuno, non entra niente, però c'è un'altra novità, ovvero i vicini di sopra stanno litigando ai massimi, quindi se sentite urlare non fateci caso, probabilmente sono loro. Allora, Luca, per favore spiegaci cosa rappresenta quella statua lì dietro. Guarda, in realtà è un'incarnazione di testa di bronzo che si è trasformato, ha fatto un viaggio nel futuro e mi ha detto poi quale sarà il prezzo di Bitcoin, ovviamente non ve lo posso dire, e poi è ritornato indietro con questa capsula, che è una capsula del tempo, ed è anche quella che utilizzo per prevedere i futuri prezzi di Bitcoin. No, sto scherzando, in realtà non lo so, però mi piace molto, è un regalo tra l'altro di una persona cara, che ne approfitto per salutare se mi sta seguendo e ringraziare, ovviamente, quindi anche un forte valore affettivo per me. Oggi volevo parlare ovviamente di analisi di mercato, di grafici, di un po' le news principali, fare due chiacchiere con voi, vedere cosa avete da dirmi, e poi magari anche di un po' di DeFi, visto, e di SeFi, visto che ieri ho pubblicato un video su BlockFi, per l'appunto, che è una piattaforma SeFi, ovvero di finanza centralizzata, laddove si può ottenere una rendita passiva su Bitcoin in maniera estremamente semplice, e ho letto un po' di commenti che qualcuno addirittura lo paragona a qualche schema Ponzi, schema piramidale tipo BitConnect e simili. Ecco, io oggi ho scritto anche un post, ho risposto ovviamente a tutti i commenti spiegando quella che è l'abissale differenza tra le varie piattaforme di SeFi, DeFi e gli scam come BitConnect e i Ponzi simili, perché da un lato stiamo parlando di piattaforme addirittura istituzionali, regolamentate in America, che hanno dei criteri severissimi per accettare e certificare le piattaforme, dall'altro punto stiamo parlando di appunto truffe vere e proprie che non hanno, cioè senza né arte né parte, senza nessun tipo di ragionamento. Voi tra l'altro, toglietemi una curiosità, qualcuno di voi le utilizza, le investe una parte dei propri fondi lì sopra? Io personalmente sì, e tra l'altro uno dei prossimi video che vorrei fare riguarda proprio il come ho suddiviso il mio portafoglio cripto, intendendo non solo quali cripto detengo, ma anche quali piattaforme utilizzo di rendita, tipo appunto BlockFi e simili, e spiegarvi le percentuali, ok? Quindi, che ne so, un tot per cento lo detengo lì, un tot per cento in Bitcoin, un tot per cento in Ether, non so, vi può interessare oppure no? Ditemi pure la vostra, così mi rendo conto anch'io, ok? Allora, riguardo le shitcoin, vi ricordo che più chattate, più messaggi scrivete senza spammare e più guadagnate shitcoin, più avete possibilità anche quindi di vincere poi i vari concorsi e le varie cose che, per le quali renderò fruibili le shitcoin stesse. Quindi l'essere utenti attivi vi premia in questo. E quindi partecipate. Il bello di questi live è che si partecipa. Ottima cosa BlockFi, grazie per il suggerimento. Potresti parlare dei movimenti delle whales in modo approfondito? Ma guarda, movimenti delle whales ce ne sono giorno dopo giorno e non lo so cosa, cioè che cosa intendi. Io in verità non ci do troppo peso ai movimenti delle whales, intendendo magari quelle applicazioni tipo, com'è che si chiama, quel profilo Twitter Whale bot, quelli che tracciano appunto i grossi movimenti di capitale da wallet a wallet. In realtà, come dicevo, non ci do troppo peso perché danno troppi falsi positivi e di conseguenza operativamente rischiano poi di non dare messaggi significativi, quindi io preferisco accantonarli. Magari è interessante poi a posteriori vedere se ci sono delle correlazioni, magari si vede che più spesso quando ci sono grossi movimenti in una certa direzione succede qualcosa, piuttosto che insomma qualsiasi tipo di correlazione che operativamente ci può aiutare. Lo scopriremo, lo capiremo e magari lo implementeremo in futuro. Però ecco, riuscire a dare una correlazione diretta operativa non è una cosa che mi viene da fare. Non lo so, tu da dove le guardi i movimenti delle whales? Sempre da quei profili Twitter lì o c'hai dei grafici particolari? Non lo so, dimmi tu.
Ottima cosa BlockFi, grazie del suggerimento. Sì, guarda, tra tutte l'ho scoperto grazie a uno di voi che ho visto che c'è qua, Simone, che saluto nel frattempo, perché io in verità ho sempre utilizzato principalmente Nexo e Celsius Network, che erano quelle altre che vi avevo portato a video. Solo che è una cosa intelligente, secondo me, diversificare anche su queste piattaforme, in quanto non sono piattaforme esente da rischio. Da principiante ho iniziato su Celsius e Nexo, infatti, anche io ho fatto così, perché alla fine sono tutte, non dico equivalenti, ma quasi, qualcuna uno zero e qualcosa per cento in più di interessi maturabili, qualcun'altra magari a maggior sicurezza, qualcun'altra dietro, che ne so, Coinbase piuttosto che altri exchange grossi. Sono tutte comunque assolutamente legittime e assolutamente valide, sicure, e per le quali io sono tranquillo che non scammano dall'oggi al domani. Tuttavia, ovviamente non sono esenti da rischi, ne abbiamo parlato, ho fatto un video apposta, tra l'altro, che vi invito a guardare se non l'avete ancora fatto, che parla proprio dei rischi della DeFi e della SeFi. E ci sono diversi rischi, principalmente il rischio di liquidità. Sono rischi che incitano ancora di più verso la SeFi che verso la DeFi, perché per quanto la DeFi sia una cosa fantastica, cioè in prospettiva futura sia un qualcosa veramente di incredibile, cioè il pensare a disintermediare dei servizi finanziari è una cosa che, wow, a me veramente gasa all'inverosimile, però purtroppo è estremamente immaturo come mondo. E quindi se mi dicessero tu hai un capitale di X e lo devi spalmare su varie piattaforme, e tra queste piattaforme ci sono SeFi e DeFi, forse nella DeFi, se la utilizzassi, non so se la utilizzerei, vi dico la verità, non credo che la includerei, metterei una minima percentuale, perché ci sono dei rischi esagerati. Rischi di smart contract che possono essere attaccati, exploitati, rischi di liquidità, perché comunque c'è una liquidità minore sulle piattaforme di DeFi rispetto alla SeFi, e quindi non lo so, mi spaventa un po' di più, ecco. E secondo me ci sono degli use case negativi, nel senso dei failure cases, se li vogliamo chiamare così, ancora da scoprire, come è successo ad esempio a Fulcrum, come è successo a DeForce recentemente, che ci sono stati degli attacchi malevoli da parte di, li hanno chiamati hacker, ma non sono hacker, cioè sono persone che hanno visto lo smart contract, hanno trovato un punto debole, essendo tra l'altro gli smart contract open source, è veramente facile spulciarci dentro, e di conseguenza l'hanno sfruttato poi in maniera malevola, perché hanno prelevato, hanno rubato di fatto fondi alle persone, agli utenti, alla piattaforma. Però ahimè la colpa è della piattaforma, non si può negare, e nel momento in cui io, utilizzatore, fruitore, consumatore, deposito fondi su quella piattaforma lì, mi sto esponendo a questo rischio. La SeFi di contro offre un rischio più basso, perché è centralizzata, e pertanto essendo centralizzata è più controllata, poi c'è una forma di assicurazione sul capitale depositato, diciamo che complessivamente offre maggiori garanzie. Non è sicura, perché pecca comunque del rischio di liquidità nel caso in cui si prosciugasse la liquidità, immaginiamoci che tutti volessero prelevare e nessuno mette più capitale in queste piattaforme, ecco, sarebbe un caso tutto da scoprire, perché adesso qualcuno si chiede ma non succederà mai. È improbabile che succeda, però è un cigno nero che potrebbe sempre accadere, e c'è da vedere poi come reagirebbero. In verità è tutto quanto imprevedibile. E quindi la mia scelta verte sempre di più verso la SeFi, però sempre con percentuali spalmate su varie piattaforme, magari 33% Nexo, 33% Celsius, 33% BlockFi, per dividere in parti uguali, e in questo modo vai a spalmare un po' il rischio, così se una piattaforma va in crisi di liquidità ti salvi un po' con le altre due, e nel peggiorissimo dei casi, non è che dall'oggi al domani succede ed è probabile che succeda, io lo reputo estremamente improbabile. Se volete la mia opinione, le piattaforme di SeFi sono molto più sicure rispetto ai classici lending peer-to-peer che molti conoscono e molti utilizzano, perché banalmente insomma abbiamo dei prestiti collateralizzati che vengono erogati dalla piattaforma, e quindi questo collaterale, essendo anche molto ampio
rispetto all'entità del prestito, va a coprire da eventuali rischi di insolvenza di colui che appunto prende il prestito, cioè se tu non lo ripaghi perdi il collaterale, quindi c'è una sicurezza ulteriore da questo punto di vista che non implica così tanta fiducia nei confronti del borrower, ovvero di chi prende il prestito. A tal proposito, proviamo subito i sondaggi. Allora, state lì, vi faccio immediatamente un sondaggio. Voi preferireste SeFi o DeFi? Punto interrogativo. Adesso preparatevi che dovrebbe apparire a schermo addirittura. E la risposta 1 è SeFi, la risposta 2 è DeFi. Start poll, vediamo cosa succede. Vediamo se compare, dovrebbe essere partito. Vediamo. Dovrebbe apparire un'iconcina. Dov'è che è? È questa? No, vediamo. Ditemi se vedete qualcosa. Sono tutti esperimenti, è il bello della diretta questo. Provate a vedere, vedete qualcosa? Vedete dei pop-up, insomma, qualsiasi cosa a schermo che vi incita a cliccare, a rispondere? Vediamo se mi appare a me. Sì, nulla. Bene, c'è un sì e un no, quindi ci sarebbe da fare un altro sondaggio per vedere se appare o non appare. Nulla. Non c'è neanche un'iconcina da qualche parte, pensavo che fosse un po' più da cellulare. Nulla. Votato, nulla. C'è l'iconcina. È l'iconcina di Streamlabs forse? Non lo so. Ho l'iconcina del mio logo. Provate a darci un'occhiata, vediamo se io vedo qualcosa nei risultati. Che bello, sono veramente un nabbo incredibile comunque. Me ne rendo conto quando provo a fare il fenomeno, dico ma sì, facciamo il sondaggio, poi non so nemmeno io come si fa. Bene, continuate a sostenermi. Tuo logo appare sul logo, è apparso in alto a destra. Ok, allora dovete cliccare l'iconcina del mio logo, in alto a destra apparentemente, e dovreste poter votare... cliccandoci sopra vi dovrebbero apparire le due possibilità. Non lo so, forse addirittura era meno peggio quello della chat, cioè nella chat. Current poll, eccolo qua, sì. Effettivamente fa abbastanza schifo. Dovete cliccare sull'iconcina, sulla mia iconcina, e da lì, tra l'altro, ecco, lo vedo ora, potete andare a scegliere anche di fare un mini gioco, di andare a scommettere, a puntare le vostre shitcoin per averne di più. Comunque, vabbè, bella, abbassare lo scudo di Brave, insomma, voto 2 a sta cosa, non lo farò mai più, lo facciamo in chat la prossima volta, c'è da scrivere punto esclamativo vote, e pace, e poi non compare a schermo. Niente, comunque i risultati del voto per ora sono a favore della SeFi, come mi aspettavo e come anche mia opinione, insomma. Poi continuate a votare, alla fine vediamo quali sono i risultati. Qua siamo ancora lì, ok. Poi volevo iniziare un attimino, tra un po' faccio una pausa con le domande, e volevo dare un'analisi, una guardata ai grafici, partendo da questo che vedete qua dietro, che è quello della volatilità di Bitcoin, e tra poco vi spiego il perché. Quanto è il minimo per entrare su BlockFi? Non c'è un minimo, se non erro, non dovrebbe esserci un minimo. Mi pare che basti, beh, ovviamente non si parla di 0,00000, cioè di pochi satoshi, ma non dovrebbe esserci un minimo, che io sappia. Anche perché io la prima prova l'ho fatta con qualcosa come $150, giusto per provare il deposito, quindi non ho avuto problemi. Bella l'idea del video sul portafoglio, sì, anche secondo me potrebbe essere una cosa curiosa, anche per confrontarci, insomma. Nessun minimo, esatto, vedo che qualcun altro conferma. Cosa ne pensi del nuovo modello stock to flow? Allora, io non l'ho, ho letto che Plan B ha pubblicato il nuovo articolo sullo stock to flow, però dico la verità, non l'ho ancora letto. Anche perché non sono un grande fan dello stock to flow, quindi non mi ha attirato particolarmente, però prima o poi lo leggerò per curiosità e magari lo commentiamo insieme, magari nel live di venerdì. In che senso si guadagnano shitcoin? Ma è un punto fedeltà che guadagni guardando i miei live e partecipando attivamente. Ogni tot minuti li puoi ottenere, li ottieni e li puoi utilizzare in vari modi, come scommetterli per averne di più, piuttosto che... alla fine, quando facciamo i concorsi o i giveaway, utilizzarli appunto per partecipare, è così, una cosa per intrattenere la community. E punto comunque a darne sempre più utilizzi nel tempo, quindi mi raccomando, accumulate tutti i shitcoin.
Ciao, conosci The Syndicate? Cosa ne pensi? Sì, lo conosco, però ti dico la verità, non sono un grande fan. È quella, cioè quella sorta di vendita a prezzo inferiore di alcune cripto su crypto.com che abbassa, fa una specie di ICO, IO, una roba simile, a formato lotteria. Quindi tu se detieni, devi essere staker di, mi pare, MCO, CRO, non mi ricordo quale dei due, e devi detenerne un po'. In base a quanti ne detieni puoi ottenere un tot di probabilità di partecipare, quindi ti allocano una fetta di quei token, di quelle coin a prezzo inferiore, quindi tu le puoi dumpare immediatamente al doppio del prezzo piuttosto che detenerle e avere un prezzo di acquisto estremamente basso. Non sono un grande fan perché ti vincolano alla detenzione di CRO e MCO, ne parlavamo su Discord recentemente, e uno dei brutti, dei lati negativi di questa cosa è che non si può shortare né MCO né CRO, non esiste un exchange dove lo puoi fare, quindi ahimè ti esponi a un rischio notevole che hai il rischio di volatilità. Cosa ne pensi della bull trap che ipotizzano riguardo al movimento rialzista di Bitcoin nei giorni precedenti? Dunque, guarda, ti dico la verità, allora approfittiamone per parlare un po' di grafici. Io riguardo a Bitcoin ho sempre detto la mia, ovvero che Bitcoin al momento è un po' assopito, è stanco, è fiacco, non si sta muovendo più di tanto ed è compresso in una zona che vede come range low, come zona inferiore, questo supporto, che qua è ancora rosso ma in realtà lo devo tingere di verde, ed è tra i 7200 e i 7400. Ecco, questa è la zona di supporto, diciamo, dove tiene, il primo livello di prezzo dove la domanda dovrebbe farsi sentire. Al contrario, sopra abbiamo una zona di resistenza, dove è l'offerta invece a doversi far sentire, che è la zona nell'intorno degli 8000, è il principale ostacolo che abbiamo prima di ripartire, perché bucare gli 8000 per me sarebbe un risultato estremamente, estremamente significativo. Bucare gli 8000 significherebbe assorbire totalmente tutto quanto questo dump, ok? Quindi scusate se è poco, è l'ultima onda, l'onda di capitolazione sarebbe totalmente assorbita, è una sorta di sanguinamento lento al contrario, non so se ve lo ricordate, quel movimento tipo questo, per capirci, ok? Che abbiamo uno spike verso l'alto e poi piano 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 tutto l'impulso viene assorbito. Ecco, in questo caso qui sarebbe una cosa così al contrario, ovvero il mega impulso e poi piano 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 assorbimento. E solitamente, come vedete anche in questo tipo di costrutto, è verso la parte terminale, cioè la prima parte ovviamente ancora estremamente cauta di assorbimento dell'impulso stesso, perché c'è ancora è un interrogativo ancora, non si sa ancora se ha intenzione di assorbirlo, se no, se questo è soltanto un ritracciamento per poi ripartire e così via. Ma poi ovviamente c'è un punto in cui si raggiunge la massa critica, diciamo così, superata la quale si palesa l'intenzione di continuare verso il basso con estremamente maggior probabilità rispetto che di recuperare verso l'alto. E in questo caso la massa critica è stata data ad esempio da questa zona di supporto qua, 8500 al tempo, che tra l'altro appunto era una zona di supporto importante perché faceva da range high a questa costruzione di lateralità che è durata varie settimane, e soprattutto ci è stato comunicato dalla violenza, vedete, con cui è stata bucata subito dalla prima candela e poi dalle conferme dei giorni successivi. Quindi è stato abbastanza chiaro il messaggio di voler continuare l'assorbimento anziché di ricominciare a fare a ripartire verso l'alto, quindi no storno, sì assorbimento. In questo caso ovviamente siamo ancora lontani dall'assorbimento completo, perché comunque abbiamo un impulso complessivo che è molto più lungo, parte dai 10.000 e qualcosa, dai 10.400 da qua, e abbiamo, come dire, possiamo andare a destrutturare questo impulso in più frazioni, una può essere questa, una può essere questa e una può essere
essere questa, quindi primo movimento, secondo movimento, capitolazione. Fondamentalmente la struttura di questo ribasso è stata così, con di mezzo una fase di storno qua, in una situazione che era ancora più tendente al bullish che altro, volendo, perché avevamo fatto un higher high da poco, vi ricordo, e dopodiché c'è stato un secondo impulso ribassista che ci ha riportati alla zona appunto degli 8000, che è sempre stata una zona chiave in quanto fungeva da range high prima per questo bottom, per questa zona di bottom, e quindi ha fatto per un po' da rallentatore. Poi c'è stato il mega dump che ha sbriciolato tutte quante le speranze, ha fatto capitolare moltissime mani. Da lì però il bello è che c'è stata una continua ripresa che sta andando avanti da tempo ormai. Se guardiamo il time frame settimanale, la cosa bella è che stiamo chiudendo una sequela di candele verdi in continuazione, senza neanche uno storno rosso in mezzo. E questo è positivo, nel senso, per adesso la domanda sta avendo la meglio. Tuttavia, che domanda è? E da lì il tuo interrogativo, ovvero si può parlare di bull trap? Cosa vuol dire bull trap innanzitutto per voi? Allora, per me bull trap, intanto vado in fondo, per così se volete dirmi qualcosa a riguardo, ditelo, che nel frattempo vi leggo in diretta. Ecco, avvicino un attimo lo schermo. Cosa vuol dire bull trap? Bull trap per me significa il rompere un livello chiave e poi immediatamente riassorbire sotto, poco dopo, o meglio rompere, magari permanere uno o due giorni e poi perderlo. Quindi un falso break, detto in altri termini, che è un sinonimo alla fine. Falso break che per ora, secondo me, oddio, non c'è stato, dipende sempre da che livello si va a considerare. Per me il livello con la L maiuscola è l'intorno degli 8000, quindi questa zona qua evidenziata attualmente in rosso. Se vogliamo parlare dei 7006 come livello sul quale potremmo avere una bull trap, quindi un falso break, è possibile, però come livello, secondo me, inquadrandolo in quest'ultima frazione del movimento, è meno significativo degli 8000 stessi. Non so cosa ne pensate voi, per voi qual è il livello più significativo? Per me al momento gli 8000. E la rottura degli 8000 e magari il permanere qui e poi dampare sarebbe una bella bull trap molto brutta. Cos'è che ci può aiutare a capire se siamo in bull trap oppure no? Beh, sicuramente andare a guardare i volumi, che per adesso sono abbastanza fiacchi e non esitano, cioè non sembrano avere voglia di riprendersi nemmeno un po', perché come vedete di candele sopra alla media in quanto a volumi ne abbiamo vista una qua, una qua e una qua. Tra l'altro questa è verde, bella, è stata una candelona di domanda che ha mostrato come qua sotto non ci voleva andare. La seconda è stata una candela di offerta, però poco direzionale. La terza un'altra candela di domanda, invece più direzionale, perché ha marchiato un higher high. Quindi basandoci meramente sulla price action spicciola proprio, la prevalenza per adesso è da parte della domanda. La domanda che sostiene il movimento quando va a attaccare i supporti, la domanda che spinge il movimento a creare dei massimi più alti, per quanto leggermente più alti, perché comunque è una domanda estremamente limitata, estremamente fiacca. Non è che ha tutta sta voglia di spingere e riconquistare aree di prezzo, ok? Quindi per adesso non abbiamo superato la cosiddetta massa critica. Sopra gli 8000 mi aspetto una gran turbolenza, se ci riusciamo ad arrivare, ed ecco che torniamo al grafico che avevo disegnato prima. Se guardi 7520, nel precedente bottom non c'è mai stata una chiusura settimanale al di sopra e ora l'ha rotta. Allora, il 7520 è questa zona qua, direi. Andiamo a vedere il grafico settimanale. Allora, effettivamente è la candela che ha rotto definitivamente questa zona. Sul grafico settimanale è stata questa candelona qua. Allora andiamo a contestualizzare. Questo è il livello di cui parlava la nostra whale Gabr, che è ormai è risaputo che muove milionate di bitcoin a destra e a sinistra. E vedete, questo non era, è stato attaccato svariate volte, vedete, una, due,
per quanto comunque sfiorato e subito riassorbito, e adesso ce l'abbiamo fatta. Quindi sembra che la domanda sia lì che rosicchia liquidità. Adesso ne ha rosicchiata talmente tanta da essere riuscita a passarci attraverso, abbiamo chiuso sopra, ci stiamo rimanendo sopra, però quello che servirebbe adesso è un po' di follow up che si può manifestare in due modi. Secondo me il primo modo, che sarebbe il più bello di tutti, è un break, ve l'ho detto, dagli 8.000 e poi conquistarli, mettere la bandierina sugli 8.000, tenerci un po' sopra e poi iniziare un bello storno, perché comunque stiamo iniziando a essere belli estesi su time frame settimanale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele verdi settimanali a fila, direi che è quasi ora di stornare. Statisticamente continuare a martellare in verde sul settimanale, prima o poi uno storno arriva, quindi sarebbe bello che questo storno arrivasse dopo una bella conquista, perché attualmente, se dovessi consultare la sfera di cristallo, quindi la mia capsula del tempo lì dietro, e immaginarmi dei possibili scenari di storno tra virgolette da manuale, quindi puliti sui supporti così come sono, mi immagino come prima cosa, se volesse stornare adesso, vabbè, il sintomo iniziale sarebbe la perdita dei 7600, che mi direbbe la domanda inizia a scricchiolare. 7600 nasce da qui, vi ricordo, è un supporto storico estremamente significativo, e la perdita dei 7600 sarebbe appunto un incrinarsi della domanda, un indebolirsi della domanda, e se l'offerta inizia a spingere un po' si potrebbe iniziare a stornare. Il primo target di storno è i soliti 6.009, i nostri famigerati 6.009, quindi uno storno fino a 6.009, se a patto che poi si ripresenta domanda, sarebbe un movimento estremamente organico per quanto mi riguarda, cioè arrivare qua, poi ci arriva della domanda e continuiamo a rialzo, ovviamente sempre stando su uno scenario bullish. Se invece perdiamo i 6.009, ahimè, non la vedo molto bene, perché il target seguente sarebbe 6.100 e mi aspetto che molti shorters si paleseranno proprio in questa zona di liquidità qua, cioè se perdiamo i 6.009, che è il vecchio low assoluto dello swing, andiamo a invalidare il cosiddetto low reclaim, e questo è un brutto segno, è un segno che comunque stanno venendo a mancare le forze della domanda e l'offerta ovviamente ci marcia sopra. Siamo in bear market dal punto di vista di time frame settimanale, quindi macro bear market, direzionalità ribassista, iniziano a cedere i supporti, si spalancano le porte per gli shorters, per i bears, e di conseguenza c'è un esagerato rischio di dump. Se invece i 6.009 dovessero tenere a un eventuale storno e presentare domanda dopo in seguito tale da recuperare i 7.006, allora sarebbe un gran bello scenario, ok? Questo è lo scenario 1 di storno. Lo scenario 2, che sarebbe ancora più bullish, sarebbe il recupero degli 8.000, quindi la conquista, il piantare la bandierina famosa sugli 8.000, permanerci un po' sopra e poi iniziare a stornare. Quindi il primo target di storno diventerebbero proprio gli 8.000, i famigerati 8.000, e da lì, se dovesse nascere domanda, potremmo impostare un'altra leg up e parlare finalmente di, come dire, cambiamento di bias, e sarebbe veramente veramente bello, e lì inizierei la caccia ai long. Altrimenti, personalmente, per il quadro che vedo, non mi viene assolutamente voglia di longare. Di posizioni magari ne parliamo tra poco, adesso volevo vedere con voi il grafico della volatilità, perché volevo parlare anche un po' di questo oggi, visto che so che vi piacciono i miei spunti operativi, mi piacerebbe anche parlare un po' di volatilità e di operatività alternativa alla semplice price action. Intanto ci sono due domande. Secondo te, ipotizzando una crisi del credito derivante dal blocco della supply chain di domanda e produzione che stiamo vivendo, e di conseguenza una difficoltà nel ripagare i debiti, soprattutto i corporate bond di cui le banche sono piene, verranno lasciate fallire in vista di un passaggio a un criptodollaro o un solido bailout? È una, come dire, uno scenario abbastanza apocalittico, oserei dire, però non impossibile, perché una crisi del credito è già, cioè è molto probabile, perché comunque c'è una crisi di
liquidità, una ricerca della liquidità, molti lavoratori non sono più, ahimè, lavoratori, c'è difficoltà comunque a ripagare i debiti. Fortunatamente lo Stato sta mettendo qualche pezza di posticipare i debiti laddove possibile, farli anticipare a chi ha la liquidità a disposizione, e quindi cerca di aiutare. Però ovviamente se questa situazione dovesse scalare e diventare molto peggiore, si renderebbe estremamente difficile. Tuttavia il passaggio al criptodollaro mi sembra una cosa un po' ancora utopica, un po' fuori dalla realtà. Il solito bailout invece è quanto di più probabile esista, ovvero lo Stato tenderà a indebitarsi all'impossibile per ottenere liquidità da terzi, da chi ce ne ha a disposizione, e poi metterla a disposizione agli istituti di credito. È la cosa che mi immagino con maggiore probabilità, nonostante penso che i cittadini non saranno così contenti di nuovo, perché nel 2008 si sono fatti un po' infinocchiare, no? Nel mondo in generale non c'era molto la consapevolezza di quello che stava accadendo, vuoi perché è stata una crisi più finanziaria che della produzione, che cioè toccava meno le persone, secondo me, concettualmente. Ovviamente dal punto di vista pratico toccava tutti, perché anche lì c'è stata una crisi pazzesca di posti di lavoro, persone che hanno perso tutto, istituti di credito che non riuscivano appunto a fornire la liquidità, persone che sono diventate insolventi nei loro confronti, eccetera eccetera. Però capite che era più tecnica come crisi, c'era tutto il discorso dei subprime, dei mutui, dei CDP, eccetera eccetera eccetera, cose che in pochi capivano, e quindi l'hanno girato un po' con tante belle parole, facendo i grossi bailout alle banche e cercando di sanare i problemi soprattutto per chi poi ha portato a casa più soldi in assoluto, ovvero la classe di chi è, la classe dirigente delle banche, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, ma non è di questo che vogliamo parlare. Questa volta ci sarà, secondo me, nel caso in cui dovessimo finire in uno sventurato scenario simile, un outcome molto comparabile, quindi un tentativo di andare sempre in questa direzione. Il cosiddetto criptodollaro, secondo me, è presto, è ancora molto acerbo, ma anche, cioè, l'Italia non è pronta ad una valuta cripto, e soprattutto l'internazionalità non è pronta ad una valuta cross borders. Ancora si parla di politiche monetarie strettamente chiuse, cioè gli stati cercano addirittura la loro indipendenza monetaria, e quindi dubito che si voglia avere una moneta internazionale, perché potrebbe andare paradossalmente contro gli interessi anche dello Stato in certi momenti. Quali supporti sono importanti per il mensile? Guarda, per il mensile forse è ancora più facile, perché abbiamo questo low, la zona di low, cioè questa candelina qua, che funge da primo, come dire, rivelatore di domanda. Questa candelina qua, cioè questa candela. Riuscire a recuperare questa candela qui è una sorta di low reclaim. Alla fine ci dice le stesse cose che ci dicevano le candele più vicine, cioè la settimanale e la giornaliera, anche dall'alto. Quindi è interessante come confluenza, cioè questa zona qua che va dai 7.500 a sotto i 7.150 è un supporto bello strong, ok? Quindi se poi la espandiamo includendo fino i 6.900, capiamo il motivo per cui la perdita dei 6.900, che poi equivale ovviamente di conseguenza anche la perdita dei 7.150, che è il supporto mensile più importante, visto che lo chiedevi, diventa un trigger potenzialmente di un bias molto più bearish, ancora più bearish, insomma, perché significa che la domanda è respinta in maniera molto forte. Invece le resistenze dal punto di vista mensile, la prima resistenza forte è agli 8.300, diciamo qua, insomma, perché vedi, abbiamo questo low, abbiamo il primo low del cioè che segue a questa fase rialzista. Avevamo già identificato, ok, quella triangolazione in atto sul time frame mensile, cioè abbiamo dei lower highs e degli higher lows, quindi una fase laterale dal punto di vista il più lontano possibile, mentre da più vicino vediamo un rialzo, un ribasso, un rialzo, un ribasso. Attualmente siamo nella fase di ribasso come risposta di questa leg up originata da qua, quella famosa dai 3.000 ai 14.000, quella folle bull run. Ormai Bitcoin si muove così, fa degli impulsi pazzeschi verso l'alto e poi storna, piano piano piano, ma storna. Poi fa un altro impulsone verso l'alto e storna. Ecco, se
adesso dovesse trovare le forze per fare un altro impulso verso l'alto, potrebbe essere la volta buona che va a invalidare questo benedetto triangolo e lo va a rompere a rialzo, perché riuscire a fare un higher high rispetto sempre al triangolo, piuttosto che anche semplicemente rompere questa trend line che avevamo visto meglio nella scorsa analisi su time frame mensile, sarebbe un segnale veramente forte, perché si va a rompere una costruzione che è iniziata 3 anni fa ed è una costruzione di lateralità veramente veramente importante. Ok, ciao a tutti, un po' in ritardo ma ci sono, ben arrivato. Cosa ne pensi di Loopring? Non la conosco, ti dico la verità. Andiamo a vedere però il grafico. Allora, il mensile bruttissimo, tipico delle altcoins, e il giornaliero non è che sia da meno. Tra l'altro tutto spezzettato così, volumi scarsissimi, non lo so. Vista così è un grafico che scarterei, perché tutte queste shadows mi fanno capire che ha pochi volumi e poca liquidità, e una coin poco liquida io sinceramente non viene voglia di tradarla, ecco. Dici che ha senso liberarsi di un po' di altcoins mediocri posizione tra 100 e 200 delle coin su CoinMarketCap per Bitcoin? Ma guarda, la risposta è dipende, perché le hai comprate? Cioè, se le hai comprate per tenerle lì, fare la tua scommessina, tienile, tanto, cioè, spero che tu non ci abbia messo troppo capitale. Io non le avrei mai prese, cioè, oddio, ci sta comunque fare qualche piccola scommessa per dire alto rischio, alto rendimento, ti prendi un altcoin il cui progetto magari ti affascina, te la tieni lì e incroci le dita, perché fondamentalmente è quello, insomma, è veramente un biglietto della lotteria quasi, si può farsi un'idea, insomma, guardando appunto il progetto e quant'altro, però non esiste che uno riesca a capire se avrà successo oppure no. E che altro? Riguardo invece al trading, al seguire la speculazione più di breve, è estremamente difficile, perché comunque sono coin poco liquide. Guarda questa ad esempio, non so che posizione abbia su CoinMarketCap, però si vede comunque che va a strappi, quindi se salta fuori una svendita o un acquisto improvviso, come in questo caso, cioè ci sono questi pump and dump qua, tac tac, cioè pump assorbito immediatamente, che, cioè, ti fanno veramente passare la voglia di operare su una coin di questo tipo, è veramente imprevedibile, quindi io disincentivo molto l'operatività speculativa, cioè il trading sulle coin prive di volumi. Volevo tornare un attimo al grafico della volatilità, perché volevo completare questo discorso. La volatilità è ciclica, ok? È una delle poche cose secondo me che ha una componente di prevedibilità abbastanza marcata, nel senso che si muove a cicli. Quanto durano i cicli non si può sapere, e io invito sempre a evitare di voler prevedere la durata di un ciclo, da dire tra 4 giorni sarà più volatile, tra 5 giorni c'è un movimento, tra 6 giorni succede, no. Però ci si può fare un'idea. Qual è la prima cosa che vi viene in mente? Adesso qui aspetto la vostra risposta, poi rispondo anche a voi, che vi ho visto che avete tante cose da chiedere. Vi faccio questa domanda: qual è la prima cosa che vi viene da pensare vedendo questo grafico? Cioè vedendo un andamento della volatilità di questo tipo che si appoggia sempre comunque a una stessa area di supporto, chiamiamola così, e poi riprende, cioè rimbalza con abbastanza, permettetemi il pressapochismo, puntualità sulla stessa area. Come si interpreta la volatilità? Un aumento o una diminuzione possono essere un segnale di un movimento di prezzo. Grande probabilità di aumento di volatilità. Tra un po' ci sarà molto movimento. Dampone in arrivo, ecco il nostro catastrofista. A breve ci sarà uno spostamento massiccio. Comunque vedo che avete capito, ok, dove volevo arrivare. Effettivamente è così. È così perché la volatilità, quando si abbassa, cioè il mercato è contraddistinto in due fasi, una fase di compressione e una fase di espansione, è come un cuore pulsante, ok? Perché il mercato è l'insieme della psicologia di tanti esseri umani, e la psicologia umana funziona a ondate che si autoalimentano, ok? E io faccio sempre un esempio che
Non è bellissimo, ma è l'esempio di quando si scatena una rissa, che qualcuno parte e inizia a scalmanarsi, poi da lì saltano fuori tanti altri, si accalcano, parte, esplode la rabbia e la violenza e dopo un po' si placa, ovviamente. Ecco, questo è un ciclo di volatilità e l'emotività, bene o male, è sempre la stessa, perché la persona, le persone, tutto il mercato, davanti al grafico, vedono il movimento nascere, si accalcano, saltano dentro, non vogliono perdere il treno, parte la FOMO, partono tutti quei sentimenti che ci fanno perdere soldi, fanno esacerbare il movimento di volatilità e da lì poi ci sono questi impulsi molto rapidi, vedete, pam pam, così sempre. Impulsivo è la parola chiave, impulsivo, è sempre impulsiva la volatilità, e arrivano fino a un punto di, come dire, in cui si esaurisce poi tutto questo fomento e lì inizia poi a placarsi il movimento, ed è il motivo per cui appunto anche il mercato è ciclico, nel senso che c'è uno strappo. L'open interest, avevamo parlato anche che potrebbe aiutarci a capire un po' questa situazione, uno strappo, una concatenazione di movimenti, perché c'è, è sempre più partecipato, si arriva magari a qualche target, poi c'è lo storno, magari un po' di lateralità, e a seconda di quanto dura questa controfase si può esaurire o meno la fase di volatilità. Una fase di volatilità come può essere, cioè un'area di volatilità come può essere questa, che vede una partenza da zero, che vuol dire che il prezzo, ad esempio, fa così, cioè è laterale, non si muove tanto, oppure anche così potrebbe essere, perché anche questo è un movimento a zero volatilità, cioè un movimento che in cui il prezzo cambia poco. Un movimento a zero volatilità prima o poi si esaurisce, solitamente quando ci sono movimenti a zero volatilità, poi dipende anche da tutta un'analisi di contorno, rialzisti, è più facile che si esaurisca con un dampone, ma non è una previsione da fare, perché finché non succede non è successo, e invece una non volatilità laterale dipende poi dalla direzione che il mercato prende. Tuttavia, tanto più è la durata della lateralità e tanto più è violenta solitamente poi l'impulso che ne segue, proprio perché c'è molta concentrazione di capitali e di trades. Si concentra, si crea liquidità sopra e sotto, quindi il primo livello che viene rotto fa scattare gli stop, fa scattare la FOMO e tutto quanto, e porta un bello strappone. Se il range dura X, ok, avremo un impulso che vale, che ne so, Y, supponiamo, di ampiezza. Se il range dura 2X, avremo poi un break che è molto più violento, quindi è maggiore di Y. Questo solitamente per dare qualche dato così da capire. Insomma, compressione, espansione, più è lunga la compressione, più è violenta l'espansione, e l'espansione prima o poi si esaurisce e dà luogo a un'altra fase di compressione. È un ciclo, è ciclico. Se poi si arriva ad un minimo superiore sulla volatilità, significa che comunque c'è ancora benzina per il movimento. Ecco, io guardando lo storico, questo è un dato preso da BitMEX, ok, la volatilità storica, vedendo lo storico così viene da identificare una zona. Ci sono tanti modi per studiare la volatilità, uno è questo, che è semplicemente appunto uno studio della volatilità storica. Un altro modo, che magari ve lo faccio anche vedere sul grafico di Bitcoin stesso, prendiamo Bitcoin giornaliero, è l'indicatore che si chiama BBW, ovvero Bollinger Bands Width, l'ampiezza delle bande di Bollinger, vedete, e anche qua vedete che si può identificare una sorta di zona fredda, che potrebbe essere ad esempio questo rettangolo, per dirne una, e anche qua si nota la ciclicità, insomma, la fase di espansione, compressione, espansione, compressione, così via. Cicliche, a volte più violente, a volte meno violente, imprevedibili. L'unico elemento di prevedibilità, come giustamente avete detto voi nella chat poc'anzi, è che quando la volatilità si abbassa e tende all'essere nulla, che ovviamente non sarà mai nulla, ma si abbassa tanto e rimane per tanto tempo bassa, aumenta esponenzialmente la probabilità di un forte movimento da una parte e dall'altra. Faccio la domanda successiva.
Allora, intanto vediamo se c'è qualche altra osservazione, poi vi faccio una domanda successiva sul pezzo, mi raccomando, perché qua poi è interessante. Potrebbe anche esserci grande dump e grande pump, sono entrambi volatilità. Questo tipo di grafico aumenterebbe comunque, giusto? Giustissimo, perché la volatilità non guarda la direzione, che sia verso l'alto o verso il basso, il grafico si muove sempre. Che i volumi sono spostati sempre dagli stessi soggetti, ma in realtà quello non vuol dire, perché la volatilità prende come unità di misura di base il delta prezzo nel tempo, quindi quanto strappa il prezzo, insomma. Candelone verde pre-halving a chiudere il gap a 9.000, poi tutta l'estate trading range tra 6.000 e 9.000, da fine settembre-ottobre dovremmo riprendere il cammino, questa è la mia visione. Ma gliel'hai detto tu per caso? No. Guarda, può essere, nel senso pre-halving, anche lì pre-halving, post-halving, ci può essere di tutto, di più, ci sono aspettative di ogni genere, io non ho particolari aspettative. A chiudere il gap, che è un'altra cosa che io non guardo, sinceramente, i gap, non lo so, un'operatività che lascia il tempo che trova, cioè quelle classiche operatività che secondo me funzionano finché smettono di funzionare, il discorso dei gap. E poi trading range da tra 6.000 e 9.000, insomma, te ti aspetti una cosa un po' fiacca. Può essere, chi vivrà vedrà. In ogni caso vi faccio la domanda che segue a questo discorso della volatilità. Torniamo a questo grafico. Come si fa a capitalizzare una cosa, una previsione, una posizione di questo tipo? Qualcuno di voi me lo sa dire? Cioè voi come fareste a capitalizzare una previsione di incremento di volatilità, cioè che posizione aprireste, che strumento utilizzereste soprattutto, perché è importante, è una cosa che secondo me vale la pena conoscere molto bene. Comprare opzioni, ecco la prima risposta, non dico se è giusta o sbagliata, perché ne voglio almeno leggere due o tre, quindi mi raccomando, scrivete, perché è importante, cioè esiste tutta una scuola di operatività, chiamiamola così, che è agnostica al prezzo. Esistono token di volatilità? Altra domanda interessante, perché la risposta è sì. Chiedo a te, e non vale così, però vabbè, tra poco ovviamente ve lo dico. Opzioni sulla volatilità. In realtà le opzioni prezzano la volatilità, e qui vi ho già dato una risposta parziale. Però avere una copertura in base alla nostra esposizione, quello assolutamente, perché ci esponiamo a un rischio pazzesco, visto che ci può essere un grosso movimento, se noi siamo esposti da una parte e il movimento è dall'altra, sono cavoli amari, quello è vero, bisogna essere pronti uno strappo, a una botta di volatilità. E ok, quindi abbiamo detto, vi ho già spoilerato in parte la risposta, opzioni sulla volatilità, vi ho detto le opzioni prezzano la volatilità e in particolare il prezzo di un'opzione è direttamente proporzionale alla cosiddetta volatilità implicita del mercato. Perché? Perché se il mercato si aspetta molta volatilità, le opzioni tendono ad aumentare di prezzo, ok? Però non abbiamo ancora detto tutto, perché un'opzione, non so se avete visto la mia serie sulle opzioni, ho fatto una serie di video dove spiegavo un po' le opzioni sono uno strumento direzionale, attenzione, perché se io acquisto un'opzione call, è come essere esposti long, mi dà un'esposizione long, se acquisto un'opzione put mi dà un'esposizione short, e allo stesso modo se vendo un'opzione call sarò esposto short, se vendo un'opzione put sarò esposto long. Vendere una call, non sempre. Vendere una call cos'è che fa? Mi espone short, perché io sto vendendo, sto guadagnando, incasso il mio premio, però se poi il mercato aumenta di prezzo o diminuisce di prezzo, la situazione cambia per me, quindi non sono agnostico al prezzo. Io gioco con i futures, rischioso ma paziente, aspetto i grossi dump per andare a comprare long e mi accontento di medi guadagni. Questa è un'operatività rispettabilissima, con i futures anch'io ci smanetto molto e mi trovo estremamente bene. Però, tra l'altro, potenzialmente anche con i futures si potrebbe capitalizzare un'esplosione di volatilità in un modo molto molto specifico, che tra poco andiamo. Ci sono tuoi video sulle opzioni, non le ho mai capite? Sì, assolutamente sì. Se tu guardi sul mio canale YouTube, tra l'altro credo di poter dare una spammatina anche qua, già che ci siamo. Allora, guarda, no, volevo aprire il mio canale, ti faccio vedere anche dove sono, il tuo canale, eccolo qua. Allora, playlist, eccolo. E dov'è? Nelle playlist, dunque, ce n'è una proprio dedicata, eccolo, trading di opzioni su Bitcoin, corso completo. Sono quattro video, che tra l'altro anche nella home li trovi,
perché se vai a vedere, cioè se fermi ovviamente questo video, scendi, trading di opzioni su Bitcoin, eccolo, sono 4 video dove spiego tutto sulle opzioni. Vi consiglio di imparare a usare le opzioni, sono uno strumento potentissimo, rischiosissimo se non le conoscete e se non le sapete usare, ma se le masterate, come si suol dire, veramente vi portano il trading a un livello superiore. Allora, chiudo l'autopromotion e torniamo a noi. Grande Magic, eccolo, è arrivato anche lui. Confermo con la risoluzione modificabile, si vede benissimo anche su mobile, meno male che è stata modificabile. Prego, te che mi hai chiesto delle opzioni, si può fare all-in utilizzando un bel tappo di sughero che in caso limita la fuoriuscita di liquidità massiva. Esatto, se te la fai addosso un tappo di sughero è l'ideale, soprattutto se fai un bello all-in. Allora, ritornando tra noi, le opzioni abbiamo capito che sono un metodo giusto per andare a capitalizzare la volatilità. Poi c'è anche il token sulla volatilità, ne parliamo tra poco, e poi spieghiamo anche come si fa con i futures, visto che oggi vogliamo essere interattivi. Prima però chiudo il sondaggio, mi stavo quasi dimenticando del famigerato sondaggio. Allora, com'è finito? Ovviamente la SeFi vince con il 67,7% dei voti e la DeFi perde. Niente, bellissimo. Adesso invece, visto che siamo a straddle or strangle, ecco qua, stiamo già andando nella direzione giusta. Straddle or strangle sono due strategie basate sull'acquisto e la vendita di più opzioni, finalizzate a non esporsi al movimento di prezzo, ma soltanto alla volatilità. Ed è proprio lì che volevo arrivare, infatti. Allora, prima di arrivare lì, faccio partire una scommessina. Si muoverà qualcosa entro la fine di questo live, inteso come un pump o dump del 2%? Iniziamo la scommessa, potete votare sì oppure no scrivendo, credo, vote yes o vote no, vediamo se compare, eccolo. No, scusate, punto esclamativo bet sì, spazio sì, o punto esclamativo bet spazio no, e un numero tra 5 e 100, e voi puntate un po' di shitcoin sul sì o sul no. E alla fine chi vince si prende le shitcoin anche di chi ha perso. Una scommessa, insomma, giusto per scopo di puro intrattenimento. Se vi va di provarci, fatelo, se no, amen. Tornando alla nostra capitalizzazione della volatilità, ritorniamo a questo grafico. Allora, ricominciamo a parlare di... questo è un altro modo di capitalizzare la volatilità, con le shitcoin, bettando sì o bettando no. Allora, guardate, io utilizzo Deribit per andare a, insomma, ad acquistare e vendere opzioni. Adesso non voglio fare, non voglio mettermi a parlare di opzioni per tutto il live, però vi faccio vedere come si può combinare l'acquisto e la vendita di opzioni per esporsi alla volatilità. Vi consiglio innanzitutto Options Playbook, che è un sito dove vengono sommarizzate in maniera estremamente semplice e intuitiva le strategie sulle opzioni. Guardate, ci sono questi bellissimi disegnini. E come potete vedere, ce ne sono alcune, come il Long Straddle, per dirne una, il Long Strangle, per dirne un'altra, che capitalizzano la volatilità. Cosa vuol dire? Andiamo a vedere ad esempio il Long Straddle, per fare un esempio molto banale. Acquistare una call e una put col medesimo strike price A, e più il mercato si allontana da A alla scadenza dell'opzione, e più guadagno. Se rimane fermo perdo i due premi perché ho comprato due opzioni, più si allontana da A più guadagno. Facciamo un esempio concreto su Bitcoin. Quindi abbiamo detto buy a call, buy a put. Andiamo ad acquistare una call, dunque scadenza, facciamo 29 maggio, strumento, siamo a 7700, quindi andiamo ad acquistare una call e una put a 7500 call, size 1, long, 7500 put, size 1, long. Eccolo qua, vedete, poi la curva non è esattamente lineare perché le opzioni su Deribit sono prezzate in Bitcoin e quindi c'è una componente di variabilità ulteriore. Tuttavia, guardate com'è il profilo di profit and loss su una posizione di questo tipo. Spero che sia chiaro, guardate. Oggi
fino alla scadenza. Qua mi mostra l'evoluzione. Questo è lo strike price, 7500, ed è in corrispondenza della massima perdita, ovvero del costo delle due opzioni, del premio che ho pagato per acquistare le due opzioni. E in questo modo, vedete, se il mercato resta fermo, più mi avvicino alla scadenza e più vado in perdita. Perché? Perché, come dice giustamente Gia Fiore, mi espongo sul deterioramento temporale, il cosiddetto time decay. Ogni giorno che passa le opzioni si deprezzano perché l'aspettativa diminuisce, fino ad arrivare alla scadenza che perdo entrambi i premi. Al contrario, se il mercato dovesse avere una botta da una parte o dall'altra, questo è il bello, cioè se dovesse arrivare sopra i 9.000 o sotto i 6.400, io inizierei a guadagnare parecchio, come vedete. Più mi allontano da questi due punti di break even e più il guadagno aumenterebbe. Questa è una strategia che mi espone alla volatilità in una maniera estremamente semplice, è l'ABC, lo straddle. Ovviamente poi posso andare a modificare lo straddle e trasformarlo in uno strangle se vado a utilizzare due strike price differenti. Ovvero compro una put con strike price A e compro una call con strike price B. Quindi, ad esempio, vado a chiudere queste posizioni, ok, per andare ad annullare la mia esposizione. Siamo a 7.700. Cosa succede se compro una put a strike price 7.000? Quindi 7.000 e put long. Mi espongo ovviamente short, è come essere short, e poi vado ad acquistare una call a 8.000. Cosa succede? Faccio uno strangle, vedete, in questa maniera qua. Ovvero io vado a aumentare l'intervallo di perdita, tra virgolette, però di contro diminuisco l'entità della perdita, perché quella puntiforme di prima aveva due premi molto più alti. Perché? Perché le opzioni avevano uno strike price molto più vicino al prezzo di Bitcoin, quindi aumentano davvero tanto il premio. In questo modo diminuisco il premio, però aumento un po' il range. Vedete, 6.300 è la zona negativa oltre la quale deve andare il prezzo per farmi guadagnare, e 9.000 sempre circa per guadagnare sul rialzo. Però la cosa che mi interessava è che se Bitcoin fa uno strappo, io ci guadagno a prescindere dalla direzione in cui va. Posso anche espormi, la cosa bella è che posso anche espormi al contrario, perché se io, anziché andare a acquistare e vendere queste due opzioni, le vendo, le shorto, quindi, cioè scusate, anziché acquistare le due opzioni le vendo, cioè shorto una put a 7.000 e shorto una call a 8.000, faccio l'esatto opposto, cioè capitalizzo sulla non volatilità. Capite la potenza delle opzioni? Cioè se il mercato rimane fermo io guadagno, se il mercato si muove io perdo. A me sembra un'operatività estremamente utile, estremamente interessante, perché vado a capitalizzare sulla volatilità, che sia in aumento o che sia in decremento. Se vado a vendere due opzioni, inoltre, vado a capitalizzare sul time decay, quindi ogni giorno che passa io guadagno, a meno che non abbia un aumento di volatilità. Un altro modo per fare profitto, diciamo così, sul decremento della volatilità, a cui voglio dedicare un video specifico, un video solo a quello, proprio perché vale la pena conoscere, secondo me, questo metodo, è la cosiddetta covered call. Cosa significa? Significa l'essere long sul perpetual o su Bitcoin o sul sottostante. Allora, guardate, torniamo a Bitcoin e cerchiamo di concretizzare il più possibile. L'ipotesi di partenza è: io ho una posizione spot long, immaginiamo la mia situazione, ok, che io sono spot long, ed è così effettivamente, scoperto, nuda, spot long nuda. Quindi cosa succede? Se Bitcoin sale io guadagno, se Bitcoin scende io perdo, super easy, è la posizione base, l'ABC. Cosa voglio fare? Allora, secondo me qua stiamo arrivando, ipotesi a caso, non sto dicendo che è davvero così, stiamo arrivando al punto di esaurimento di questo movimento. Quindi le cose che possono succedere sono o che il trend si esaurisce e rimaniamo un po' fermi, o che il trend si esaurisce e indeboliamo un po', o che il trend si esaurisce e magari saliamo ancora un po' ma non ci muoviamo più di tanto, oppure addirittura che correggiamo. Sono le varie possibilità. Cosa faccio? Se io vado a vendere un'opzione call,
in corrispondenza con questa zona, con questo punto, insomma, in questo momento, mi sto coprendo parzialmente, perché incasso un premio subito dell'opzione e se poi il prezzo dovesse salire, io vado a perdere sull'opzione, perché vendendo una call ovviamente io sono la controparte di chi l'ha acquistata e devo pagare il mio debito ovviamente a chi detiene quella call, oppure riacquistarla a prezzo più alto. Però ho la posizione spot long, ho il sottostante future long che nel frattempo sale, ok? Quindi mi va ad annullare più o meno a grandi linee la perdita e ho più o meno una posizione neutrale. Al contrario, se il prezzo dumpa, la mia posizione long, spot long, perde di valore. Il mio premio me lo tengo e quindi mi fa da cuscinetto, ok? Fondamentalmente. Il caso numero 3, che è il best case scenario, secondo me, ovvero che lateralizziamo, la call che ho venduto matura in valore perché il time decay va a mio favore, cioè l'opzione si svaluta, il premio me lo tengo e poi o la rivendo e guadagno solo sul time decay oppure la faccio scadere, però ovviamente a scadenza devo essere sempre in lateralità e guadagno, mi incasso tutto quanto il premio. È pazzesca come operatività, è una strategia di copertura che va conosciuta. La covered call è veramente semplice, tra l'altro, e va a introdurre nuove possibilità, cioè non magari andare a shortare per coprire una posizione spot long, che è una cosa sensatissima, ma andare a vendere un'opzione per esporsi, per coprirsi, in caso di perdita di valore o addirittura per capitalizzare sull'esaurimento del trend. Cioè, scusate se è poco, abbiamo due casi vincenti su tre all'incirca, ok? E in più l'aspetto time decay, che è assolutamente da considerare. Niente, questo ci tenevo a dirvelo. Col position builder riuscite a smanettarci un po', se vi va andate a vedere un po' i miei video sulle opzioni. Allora, andiamo a vedere se avete qualche altra domanda indietro che così vi rispondo, poi andiamo a vedere magari qualche altcoin, cosa ne dite? Sicuramente qualcosa mi avrete chiesto. Dollaro digitale, ecco, eravamo arrivati qua. Ecco, storicamente mi sembra che subito dopo l'halving sia un ribasso, è vero, storicamente si può fare queste analisi, si può andare a vedere queste cose, peccato non si possa stop loss, no, sulla vendita di opzioni, e è vero, effettivamente sulle opzioni c'è un'operatività che cioè richiede più partecipazione, ovviamente bisogna fare calcoli un po' più precisi e sapere dove andare a posizionare i propri ordini, andare a vedere dove conviene, cioè se un prezzo di un'opzione è conveniente o no. Magari approfondiremo facendo dei video per pro sulle opzioni, non lo so, volevo introdurle un po' alla volta per non sconvolgervi troppo, sono un argomento molto complicato. Subito dopo l'halving si ha un ribasso, dicevo, sì è vero, però quanti campioni abbiamo sui quali analizzarlo? Pochi, quindi non ci darei troppa rilevanza. Ciao, come vedi AGBTC? Allora, non conosco la coin, però te lo dico subito. Ecco, lo sapevo che andavamo a vedere qualche altcoin. Tra l'altro, a proposito di opzioni, di exchange, di futures, io ultimamente, cioè in questi giorni, sto provando un nuovo exchange che mi sta piacendo parecchio, perché è un all-in-one, ok? Vi avevo parlato recentemente di FTX, che anche lui ha un sacco di strumenti. Poi, guardando, soprattutto, io sapete che guardo molto Skew, no? Che per vedere i vari dati sui futures, sui derivati, eccetera, eccetera. E nella top dei volumi, adesso è terzo, però vedevo spesso OKX, ho detto, ma sto OKX com'è? Che exchange è? Ma non l'ho mai usato nella vita, ho detto, ma cioè, mi sto perdendo qualcosa di utile, o una cacata. E allora sono andato a vedere OKX, mi pare, sì, .com, ed effettivamente è una figata come exchange, perché c'è tutto. C'è tutto, tant'è che io ho fatto il mio profilo e ci sto smanettando un po', e c'è qualsiasi cosa, spot, margin, perpetual, future, opzioni, tra l'altro futures ha più scadenze su tante altcoins con collaterale sia la coin sia Tether, quindi dà una possibilità di operatività veramente tutto tondo, e ha un'applicazione che ti fa godere tantissimo, forse come app è quella meglio fatta in assoluto, quindi adesso in questi giorni lo continuo a usare, poi magari
Vi butto lì un video perché vale la pena conoscerlo, insomma, mi sono esaltato. Poi ultimamente sono un po' un farfallone con gli exchange, sono passato da BitMEX a Bybit, poi beh, BitMEX lo tengo sempre ovviamente, da Bybit a FTX, poi FTX, non lo so, c'era un po' macchinoso, il collaterale è solo Tether, eccetera, e allora ho detto, boh, vediamo sto KX, boh, insomma, io ve li presento tutti, poi starà a voi decidere, però vale la pena conoscerli, scusate per questo off topic. AGBTC. Eccolo qua, allora AGBTC ma sta spingendo un po' al rialzo, però non è che mi convinca granché, insomma ha fatto un low reclaim, quello sì, diciamolo qua, quindi ha rotto la prima resistenza, l'ha anche sfiorata ritestandola e adesso si sta un po' confrontando con le resistenze successive. Tuttavia, ti dico la verità, io sulle altcoins ultimamente sono molto molto severo sulla selezione, nel senso che andrei a operare solo su quelle che hanno un uptrend consolidato sul lungo periodo, oppure stanno facendo un reversal molto concreto e solido. Quindi ad esempio su questo potrebbe essere il primo, su AGI, il primo segno la rottura dei 340 sat, perché vedi, andrebbe a chiudere un costrutto di pseudo reversal così, e poi si potrebbe fare un'operatività di questo tipo. Ma altrimenti su un quadro così fortemente ribassista, ti dico la verità, non ci andrei a operare. Infatti ho già visto qua sotto un'altra domanda su un altcoin che invece è molto meglio impostata, Tezos. Cosa combina? Ecco cosa combina, che è veramente on fire Tezos, guardate che roba, uptrend, non conosce downtrend Tezos, è veramente pazzesca, e adesso è alle prese con i massimi, vedete qua questa zona circa, sì, stortissima, ma ci siamo capiti. Ci sta navigando intorno e vorrei capire se ha intenzione di stornare e in tal caso ci sta un buy the dip, oppure se ha intenzione di andare ancora avanti senza stornare, pazzesco nel caso. Nel caso in cui volesse stornare, allora vediamo un po' che succede. Allora, nel caso in cui volesse stornare, potremmo andare a fare un'accumulazione, uno stile proprio buy the dip, un'accumulazione su queste aree, una, due, e basta, oserei dire, e mettere uno stop loss magari addirittura qua sotto, potrebbe essere un inizio, una prima operatività, cioè qua sotto allo swing low metto il mio stop loss, così se mi fa così bene, se mi fa così bene, se mi fa così male e stoppo la posizione, ok? Questo è il quadro che mi dipingo. E ovviamente poi l'entry placement e lo stop placement dipendono tutti dall'esposizione che io voglio ottenere, cioè se ci tengo di più ad espormi, andrò a caricare di più sugli entry, soprattutto quelli più in alto, e andrò magari a mettere lo stop loss più vicino. Un'altra possibilità di posizione è entry soltanto su questo, su quest'area indicata dalla freccia, e stop loss in caso di sua perdita. Questo è un entry che si basa solo sul primo livello, più speculativo, con un profilo rischio rendimento migliore, risk to reward ratio più alto, ma con un'ipotesi di win rate più basso, un rischio di posizione più alto, insomma, perché è facile beccare il falso breakdown che mi fa scattare lo stop, piuttosto che il fatto che ci andiamo ad appoggiare anche sul supporto sotto e così via. In ogni caso, se apro una posizione di questo tipo, poi eventualmente posso fare una sorta di rolling della posizione, cioè stopparla fuori, rientrare qua sotto con stop loss sotto, insomma fare un scendere di uno step, ecco, detto in termini molto grezzi. E questo è Tezos, perché così potrebbe fare una sorta di test e spalle rovesciato, una specie, qualcosa di questo tipo. Fatto sta che è assolutamente ben impostata Tezos. Stellar e Ripple, allora Stellar bene, l'ho vista poco fa, pochi giorni fa, perché sta provando a sfondare un range high che gli potrebbe far fare quell'inizio di reversal che dicevamo prima, ok? Quindi andare a bucare qua in questo modo, papam papam papam, nel caso, quindi nel caso di break sul settimanale sarebbe bello vederla spingere un po', quindi io, a me piacerebbe vederla anche attaccare qualche pool di liquidità come potrebbero essere questi due presi dalle shadows e poi permanere qua sopra,
ok? In modo da capire che c'è forza nella domanda e che non è un altro falso break. E in quel caso lì ci starebbe poi fare degli ingressi, magari scendiamo sul time frame giornaliero, pianifichiamo un paio di ingressi accumulativi proprio in quest'area, supponendo che il break lo fa e che poi rimane qui, e su un'ipotesi di questo tipo con lo stop loss nel caso di perdita ovviamente del range high, che andrebbe a invalidare completamente il break. Bello, quindi stellar. Ripple invece com'è messo? Male, non mi piace neanche un po', cioè la classica altcoin in downtrend senza segni di ripresa, per me assolutamente no. Uptrend consolidato su altcoins, maggio miraggio, aspetta che voglio leggere anche le ultime di domande, mezzo miraggio, tolto Link e Tezos. Link, ok, andiamo a vedere Chainlink, quindi così ritorno anche in diretta direttamente con voi a vedere. Tra l'altro qua c'è un'altra domanda, come mai non usi Binance? Ma in realtà lo uso Binance, hai voglia se lo uso Binance? Al momento per le altcoins utilizzo solo Binance, tra l'altro non so se mi seguite su Telegram dove posto le mie analisi, dico anche che exchange utilizzo, e sulle altcoins al momento utilizzo praticamente solo Binance. Sto pensando, magari adesso vedo, spostare anche l'operatività delle altcoins su OKX. Potrebbe valerne la pena, beh, innanzitutto come test, chiaramente, perché è ancora in periodo di test e vi dirò di volta in volta come va. E poi per avere tutto lì, insomma, altcoins, spot, derivati, tutto quanto in uno... opzioni, tutto quanto sulla stessa piattaforma. È una comodità pazzesca, così non devo più dislocare capitale, tenere un po' su Binance, un po' su BitMEX, un po' su Bybit, un po' su Deribit per le opzioni. È una frammentazione del capitale da diventare matti. Avere tutto su un exchange è il mio sogno, e soprattutto minimizzo la quantità di cripto detenute su un exchange, perché combini le posizioni e combini il profitto e la perdita, usi un margine solo, è estremamente più comodo. Conosci l'exchange? BKX, forse dicevi proprio OKX, guarda, se è così mi hai anticipato, perché lo sto iniziando a conoscere e mi sta piacendo assai. Allora, Link, eccolo qua, tac. È un'altra delle coin in perenne uptrend, cioè è incredibile Chainlink, anche questa ha fatto dei numeri pazzeschi. Ora sembra che abbia intenzione di stornare, ma si è già fermata, per ora ovviamente, a questo clusterino qui. Tac. Ok, questo. Per ora l'ha sfiorato e la domanda sorregge. Altrimenti, anche in questo caso, beh, adesso abbiamo fatto un doppio massimo qua sul settimanale. C'è da vedere se inizia a stornare, di nuovo occasione di buy the dip. Quindi scendere di time frame giornaliero, individuazione zone di accumulazione, una delle quali potrebbe essere, guardatela, questa. Questo cluster intermedio qua è bellino, perché ha delle shadow un po' pronunciate. Però è bello, guardate, è bello compatto, è in una zona che secondo me, se consideriamo il ritracciamento, la percentuale di ritracciamento è abbastanza importante, il 50%, quindi potrebbe essere un buon punto di ingresso, magari il primo qua, il secondo se si vuole continuare ad accumulare sulla discesa, sotto ipotesi ovviamente di continuazione rialzista, si può andare a piazzare delle accumulazioni. Allora abbiamo detto una qua, esempio, la seconda potrebbe essere qua, vedete questo clusterino intermedio, e la terza, ma anche basta, direi, insomma, si può estendere volendo questa zona accumulativa anche a questo low, cioè guardatelo questo, e poi mettere ovviamente lo stop loss in caso di lower low, che sarebbe l'invalidazione purtroppo della struttura di continuazione di uptrend. Ecco, un lower low andrebbe a invalidarla un po'. Doppio massimo più lower low, tra l'altro, maluccio, e magari si può anche flippare short. In ogni caso questo su ipotesi di continuazione di uptrend. Questo è Chainlink. Poi cosa abbiamo? KNC, Kyber, mamma mia, anche Kyber è una di quelle, mi sa, Kyber, qua ho disegnato un sacco di supporti e resistenze, secondo me, sul settimanale. Allora andiamo a vedere, secondo me no, sono rigacce senza senso. Rifacciamo tutto da zero, insieme, su Kyber, che è messa abbastanza bene perché, guarda, ha fatto questa zona di prolungato bottom, poi una bella... pam, sparata di domanda che ha rotto soprattutto questo livello di resistenza qui, che era il più forte.
Vedete? Questo qua è importante, è un cluster intermedio che ha ostacolato parecchie volte la domanda, una volta qua, l'ha respinta verso nuovi minimi, poi l'abbiamo rotto, l'abbiamo ritestato due volte, poi perso, un'accumulatina qua sotto e poi l'ha ripreso e al momento stiamo gravitando di nuovo sui top locali. Abbiamo una zona di liquidità gigantesca qua sopra, perché se vedete tutte le shadows che ci sono ce n'è veramente una quantità industriale, quindi questa è una gigantesca zona di liquidità ed è difficile andare a quantificare dove c'è appunto la liquidità. Però la cosa curiosa è che anche, guardate, questo 6605 è il point of control pure. Quindi sta rispettando abbastanza bene i canoni di accumulazione, diciamo così. Non mi dispiace affatto come situazione, ok? Quindi vi dirò di più, volendo, per chi volesse mettere le mani avanti, aprire una posizione un po' rischiosa ma interessante, si può andare ad accumulare proprio in quest'area, idealmente già dove è adesso, è rischioso ma è possibile, mettere uno stop loss qua sotto, ok, in caso di perdita comunque di quest'area, ad esempio a 5600 sat, e poi eventualmente puntare sul trend follower, perché comunque abbiamo questo bel low che ha spinto e ne siamo usciti con domanda, qua abbiamo flesso un po' e si è generata domanda sul point of control, quindi i presupposti sembrano esserci. Attenzione, perché il tutto è in un quadro estremamente ribassista, quindi ci vuole ancora un po' di spinta, però considerando che Kyber entra un po' nel settore DeFi, potrebbe essere appunto interessante. Prima di andare avanti, innanzitutto fermiamo la scommessa. Abbiamo 11 scommesse, 10 che hanno votato no e una che ha votato sì. Ovviamente il vincitore è no, perché abbiamo fatto, siamo allo 0,8% di movimento, quindi chiudiamolo. E i vincitori sono i no, che si rispartiscono tutti i punti e in più si beccano i punti del sì. Quindi ci sono in totale 136 shitcoin che vengono ridistribuite tra di voi e tra voi che avete votato no. Quindi il vostro nuovo bilancio sarà un po' più alto. Andiamo avanti, perché tra un minuto poi parte il giveaway, ok? Giusto per essere sul pezzo e finire col botto. Giveaway, quindi tenete pronte le vostre shitcoin da spendere. Investi anche... Ah no, qui c'era un'altra domanda. Matic. Matic non l'ho più seguito, a dire la verità. Adesso cancello un po' di rigacce, faccio un po' di Ctrl Z e andiamo a vedere Matic. Matic Bitcoin non mi piace, guarda, perché facciamola insieme l'analisi. Allora, ditemi voi, guardando questo grafico, che cosa vedete? Cos'è che vi dice? Dai, facciamo un'analisi interattiva. Usate la chat per dirmi cosa vi dice questo grafico. Io vi dico innanzitutto quello che vedo io e nel frattempo però vi voglio leggere. Allora, dal basso, guardando dal basso, vediamo, ok, dei low crescenti. Giusto? Giusto? Volumi pompati allo start, pump and dump a casaccio, esatto. La cosa che non mi piace è proprio una delle cose di questo tipo, cioè che ogni impulso di pump and dump, avete centrato il punto, ogni impulso di domanda viene immediatamente soppresso, pump and dump, avete detto, avete centrato esattamente il punto. Ogni impulso di domanda viene soppresso e direi che non ho voglia di holdare una coin del genere, non sembra che ci sia interesse in una crescita organica. Tra l'altro c'era mica stato uno scandalo su Matic, non c'è, e volumi bassi, bravo, anche tu dici bene, perché i volumi sono estremamente bassi, a meno appunto delle candele di pump e dump che fanno dei movimenti estremamente random. Allora, torniamo su, investi anche in ICO? Se sì, che parametri di scelta usi? Non investo in ICO per scelta. L'unica eccezione l'avevo fatta con le IO di Binance, che insomma erano una lotteria vera e propria, erano uno use case di BNB, quindi io holdavo BNB, nel frattempo lo shortavo in certe condizioni per rimanere il più neutro possibile a mercato e... come dire, ne approfittavo per essere eleggibile poi per le IO e venderle subito, però di solito no. No, BKX, no, non lo conosco assolutamente BKX.
Cosa ne pensi del report di Ray Dalio sui cicli, dove parla di un probabile cambio di ordine mondiale? In questo scenario Bitcoin può essere una valida alternativa con uno stock to flow in aumento? Non ho letto questo report sui cicli, però mi sembra interessante. Sul discorso del cambio di ordine mondiale, guarda, non lo escludo, però non voglio, non mi sembra ancora così probabile, nel senso che io credo che qualsiasi sistema a un certo punto arrivi al punto tale in cui diventa insostenibile e quindi deve proprio cambiare completamente per far ripartire le cose. Potrebbe essere successo col sistema finanziario attuale, sì come no, però lo scopriremo nel tempo, nel senso adesso è presto per fare previsioni. In ogni caso Bitcoin può essere una valida alternativa, al momento secondo me purtroppo no, perché ha dei limiti estremamente grandi, estremamente difficili, quindi c'è da lavorare molto sulla fruibilità di Bitcoin e la disponibilità di Bitcoin per tutti, deve essere veramente a prova di chiunque per permetterne l'utilizzo come davvero world global currency, o meglio currency non mi piace tanto come termine, ma store of value magari sì, o un qualcosa comunque store of value, nel senso che tu hai del valore in Bitcoin, lo detieni per davvero e è non regolamentato da politiche monetarie, borderless eccetera eccetera, però appunto è difficile 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 da usare. NMR troppo estesa? Allora, cos'è NMR? Mamma mia, non la conosco. Numerai. Mamma mia, era una di quelle in cui avevo investito 6.000 secoli fa nel 2016. Guardate, c'è ancora il mio Fibonacci del tempo. Che throwback incredibile questo. Novembre 2017 ci avevo investito, avevo fatto un bel Fibonaccio. Allora, dunque, non saprei, però mi sembra che abbia dei volumi un po' scarsini e mi sembra abbastanza estesa, anche perché ha completato 1, 2, 3, 4, 5 onde, o quasi. Non lo so, sinceramente è ben messa, non si può dire il contrario, perché questo è un grafico settimanale, tra l'altro. Quindi non è sicuramente messa male. Qua è impazzito completamente il volume profile. In ogni caso, se andiamo a vedere il daily, oddio, cioè veramente un pump, dei pump iperlocalizzati ma sostenuti. Non lo so, io vedo un esageratissimo rischio di dump, non lo so, vedendo la distribuzione dei volumi. Non so cosa ne pensate voi e non so se questa Numerai ha qualche motivo per cui potrebbe valerne la pena investirci oppure no, non mi ricordo, so che l'ho puntata nel 2017, ma nel 2017 veramente non avevo filtri, puntavo qualsiasi altcoin che respirava, come si suol dire. Analisi KNC l'abbiamo fatta prima. Cosa intendi per zona di liquidità? Ma una zona di liquidità è un'area di prezzo dove è racchiusa per l'appunto tanta liquidità sull'order book. La vedo perché ci arrivano molte shadows delle candele, però non ci chiudono dentro le candele, cioè se delle shadow arrivano in una zona e poi vengono subito soppresse, significa che lì appunto si è scatenata della liquidità e quindi diventa per me un pool di liquidità dal quale è probabile, magari se lo rompiamo a rialzo, andare ad attingere prima di riassorbire il movimento che porta appunto ad attingere da lì, quindi diventa una zona di liquidità all'area dalla parte opposta. Come si partecipa al giveaway? Sono arrivato ora, sei arrivato al momento giusto. Allora, lo facciamo partire proprio adesso, eccolo qua, ta-ta-ta-tan. Start giveaway. Allora, adesso non dovete più utilizzare Raffle perché mi sono preso addirittura la briga di scrivere in italiano i comandi. Dovete scrivere punto esclamativo giveaway da 1 e spazio un numero da 1 a 5. Ogni biglietto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, costa 5 shitcoin. Quindi se avete 25 shitcoin potete usarle scrivendo punto esclamativo giveaway spazio 5 e avete 5 ticket, quindi alla fine 5 possibilità di vincere. Fatevi avanti. EOS, andiamo a vedere EOS. Cosa dite? Rifacciamo l'analisi insieme? Vi è piaciuto fare questa analisi di squadra? Allora, EOS Bitcoin. EOS Bitcoin è messa così.
Che cosa mi direste di questo grafico? Adesso c'è il bombardamento con il giveaway, quindi di sicuro non riuscirei a leggere i vostri messaggi, lasciamolo raffreddare un attimo, ma mi piacerebbe sapere la vostra opinione su EOS, cioè come vi sembra questo grafico, così vi leggo e lo commentiamo insieme. Allora, io innanzitutto vi incomincio a commentare queste linee che già vedete, ovvero questo supporto, che sicuramente l'ho tracciato sul settimanale. Questo, eccolo, vedete, è una sorta di range low. Sto guardando ogni tanto se qualcuno mi commenta EOS, ma siete tutti troppo impegnati col giveaway. Poi sopra abbiamo un range high qui a 4482, che è determinato, vedete, da questa resistenza, che deve essere ancora marchiata come tale. Poi qua più in basso abbiamo un'altra resistenza, nonché un range high se consideriamo un'area più contenuta, quindi questa zona qua, tac, questo può essere un range o questo può essere il range più esteso. E poi abbiamo una nuova resistenza qua sopra. Al momento siamo di nuovo all'interno di questo range. Nessuno se lo fila, EOS. All'interno di questo range, quindi dobbiamo andare a rompere a rialzo almeno questa resistenza per parlare un po' di voglia di riprendersi, cosa che al momento non sembra esserci. Al momento si presta bene soltanto in maniera accumulativa, il che significa andare ad accumulare in zona range low, quindi qua sotto andare ad accumulare con l'idea appunto che questo range potrebbe essere un bottom, che è un'idea ovviamente rischio, che comporta con sé un rischio di previsione, e andare a mettere lo stop loss in caso di invalidazione, quindi ad esempio chiusura di una candela settimanale sotto al range stesso, e godersi l'eventuale profitto nel caso in cui l'accumulo dovesse andare a buon fine. EOS in accumulo in previsione di voice. Bravo, voice, interessante anche questo, perché effettivamente quanto manca alla sua pubblicazione, cioè quando è che dovrebbe andare live voice? Adesso mi pare che sia in testnet ancora, dovrebbe però andare live non tra tanto, quindi potrebbe essere uno use case assolutamente interessante di EOS, quindi l'accumulo per voi. Come si ottengono le shitcoin? Qualcuno può spiegare il meccanismo? Le ottieni semplicemente guardando i miei live e partecipando nella chat, senza spammare ovviamente, e quindi devi esserci in tutti i live che faccio. Ogni 5 minuti ti viene accreditata una shitcoin, e se chatti due. Il rapporto rischio rendimento lo utilizzi solo per definire il size della posizione, oppure lo utilizzi anche per scremare le posizioni al di sotto di un certo rapporto? Ma in realtà entrambe le cose, perché ovviamente se una posizione ha un rischio rendimento pessimo tendo a escluderla, non ne vale la pena, in particolare se si tratta di una posizione contro trend, perché le posizioni contro trend per me hanno, cioè, si basano quasi esclusivamente sul rischio rendimento, quindi cioè, abbiamo un take profit ben definito. Vi faccio un esempio: se volessimo andare ad aprire una posizione adesso qui su EOS, per esempio, in caso di breakout, che ne so, da questo, supponiamo da questo livello, andiamo, rompiamo qua sopra e iniziamo a gravitare un po' qua, cancelliamo queste aree che erano riferite al giornaliero dopo il break, che non ci interessano più, si potrebbe andare a definire una posizione, dove sei, qua, scusate, long, che punta a entrare magari in questa zona con uno stop loss in caso di perdita del supporto stesso, e un take profit alla prima zona di resistenza utile, la cosiddetta first trouble area, rubando il concetto ai colleghi americani, che è la prima resistenza forte sopra la nostra testa. Solitamente quando opero in controtrend ad alto rischio tendo a considerare la prima zona di resistenza come zona a cui escludere quantomeno il rischio, oppure addirittura fare take profit. E in questo caso, se lo stop loss fosse molto più largo, non avrebbe senso aprire la posizione. Ce la posso fare così, ad esempio, non avrebbe alcun senso, perché sarebbe una posizione che si espone a un rischio di posizione di controtrend per un rischio rendimento basso, quindi è una posizione assolutamente perdente come concettualmente. Ci vuole molta fortuna affinché un ripetersi nel tempo di posizioni di questo tipo mi porti buoni risultati, ok? Questo è un po' il concetto. Ci dice che prezzo conviene holdare EOS. Guarda, io non holdo EOS perché non mi piace molto.
se uno crede nel progetto, l'ha studiato e tutto quanto, rispetto a Bitcoin, questo è un buon punto di accumulazione, perché ci troviamo in un range di durata mastodontica, quindi con uno stop loss sotto i minimi ce la si cava abbastanza bene accumulandolo più o meno a questi livelli di prezzo. Non è malaccio come area, soprattutto se in vista poi di sviluppi futuri. E Neo, come lo vedi, assieme a Deus dovevano fare le scarpe a Ether, ma oggi non sembra proprio, no, Ether è Ether e tale rimane, mi spiace, ma EOS e Neo, essendo anche essendo anche centralizzati, non si pongono sulla stessa categoria di EOS, poi di Ethereum, scusate. Si diceva sempre che tutte quelle platform coins cosiddette erano gli Ethereum killer, ma poi di Ethereum killer non se ne sono ancora visti. Tra l'altro adesso c'è il passaggio a ETH 2.0 che gaserà parecchio Ether, secondo me. Ci sarà da vedere quando e come, però è molto molto interessante, vale la pena forse di più puntare gli occhi su Ether. In ogni caso, Neo, andiamolo a vedere come è messo. Mi sembra messo piuttosto male. Tra l'altro Neo è stata una delle coin che mi ha procurato una discreta perdita. Io ero un accumulatore di Neo, è stato uno dei miei errori. E al momento, guardate, abbiamo perso un supporto molto importante. Avevamo fatto un bel colpo di reni qua, ci eravamo riappoggiati su questo cluster intermedio, vedete, originato da qui. Solo che dopo, ahimè, l'abbiamo perso e non c'è traccia di domanda. Finché non lo riprendiamo, e a sto punto direi che dobbiamo anche tracciare degli higher high, di interesse su Neo non ce ne vedo. E basta, tutto qua. Non mi piace, non opererei su Neo in questa situazione. È una di quelle coin che filtrerei. Allora... Perché sei un fan di Ether? Ecco perché sì, anche in verità non sono molto fan di EOS. Puoi dare un occhio a Tron? Assolutamente sì. Allora, Tron, dove sei? Dove sei? Qua. Ecco, Tron è forse un po' più borderline perché sta tenendo la zona di supporto, sta tenendo. Cioè abbiamo, in realtà questa è uno spike di domanda che c'è stato un dump, i minimi, e subito lo spike di domanda che ha riportato sopra. Abbiamo creato un cluster intermedio qui, vedete, originato da questa candelina, che finora ha sempre sempre fatto da zona di liquidità in domanda. 1, 2, 3, vedete, ci troviamo un po' qua. Il livello di prezzo da recuperare per dare un senso, diciamo così, a questo movimento, cioè significherebbe avere un low e due higher low uguali, tra l'altro con domanda in risposta, sarebbe un bel break da qua, quindi andare a recuperare i massimi locali e superarli e rimanerci sopra, quindi convincerci che questa costruzione è superata. È pura price action. Fino ad allora vedete che ci troviamo spiaccicati in zona minimi durante un forte downtrend, quindi non mi ispira. Un'occhiata a One Chain? Certo che sì. Allora, One Chain Bitcoin. E siamo secondo me più o meno al solito discorso, assolutamente sì. Non lo toccherei neanche con un palo lungo 10 metri. Perché è veramente in caduta libera, cioè pazzesco, folle, è arrivato ai minimi, si è spiaccicato contro i minimi, continua a fare lower lows, non ha recuperato nemmeno una resistenza, perché la prima è questa, oserei dire, ci troviamo appresso adesso ma lungi dal recuperarla, l'higher high è lontano anni luce, quindi direi proprio 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 di no. So che hai già parlato di TED. So che ne hai già parlato, ma potresti valutarmi il grafico 4 ore di Tezos? Certo che sì, andiamo a vedere le 4 ore. Allora, Tezos. Abbiamo detto che il bias è bullish, assolutamente bullish, sul settimanale e anche sul giornaliero, oserei dire. Giusto? Tac. Sul giornaliero in realtà è un po' borderline, perché vedete, ha ingolfato, cioè sta dando qualche segno di offerta. Come abbiamo visto, siamo in presenza di un doppio massimo potenziale e qua c'è qualche segno di offerta, guardate, engulfing bearish, un follow up tentato ma assorbito dalla domanda, un po' di indecisione, quindi è un punto interrogativo sul daily, perché c'è qualche segno di fai take profit, nel senso io se holdassi Tezos qualche take profit lo avrei fatto visti questi segni qua.
E quindi settimanale assolutamente bullish, macro bullish, giornaliero bullish con riserva, nel senso che abbiamo cozzato contro una resistenza, c'è un potenziale primo segno di reversal. Andiamo a vedere quindi le 4 ore, e le 4 ore secondo me rischiano di esacerbare un po' quel segno di reversal lì. Nel senso che, guarda, abbiamo l'attacco al top, subito respinto con una bella engulfing bearish anche sulle 4 ore. Poi, dopo un po' di dubbio, un impulso ribassista che ha perso il precedente low, quindi abbiamo un lower low, però allo swing low abbiamo un engulfing bullish che ha riportato più o meno a questa zona, ok? Quindi anche il 4 ore secondo me non aggiunge molto, cioè per capire è un 4 ore estremamente dubbio, perché vede l'offerta contrapposta alla domanda, entrambe belle attive, che stanno comprimendo il prezzo più o meno al punto medio, che è questo 35.500 satoshi. Non c'è tanta direzionalità, quindi ovviamente ci si rifà alla direzionalità macro, che è bullish. Tuttavia questo non è un entry interessante come price action sulle 4 ore, a mio personalissimo parere, perché non vedo nessun tipo di particolare setup. Cioè abbiamo una resistenza fortissima qua sopra, che di sicuro dovrebbe essere il nostro livello di take profit. A peggio, se vedessimo, cioè l'unico setup che mi viene in mente, ma sul quale personalmente non opererei visto che non è che ci sono troppi fattori di confluenza, è questo livello di supporto qua, sul quale si dovrebbe innescare della domanda per insomma far sembrare questo uno stornino di pausa tra due impulsi rialzisti. Tuttavia l'altra cosa poco che invoglia poco a farlo è dove mettere lo stop loss. Cioè ti fidi a mettere lo stop loss subito qua sotto a questo low? In realtà lì è come dire balene prendetemi, quindi lo stop loss andrebbe messo magari sotto a questo minimo e il rischio rendimento in questo caso diventerebbe poco interessante, perché sarebbe forse addirittura minore di 1, non lo so. Non credo che aprirai posizioni su Tezos, perché è esteso appena sotto una resistenza fortissima con dei primi segnali di possibile inizio di storno, quindi c'è di meglio. Spero di averti risposto, insomma. 32 Ether per fare post su Ether 2.0, sì, vero. Praticamente abbiamo fatto gli stessi errori, NIO e Walton Chain, guarda, non mi ci fare pensare, c'è ancora un video tra l'altro sul mio canale dove ci sono io disperato dopo un dump di Walton Chain che alla fine ci ridevo su. Ottimo, ottimo, esatto. Vediamo se c'è qualche altra domanda scorrendo. Giveaway. Ma questa live sta arrivando a 1 ora e 45 minuti. Oddio, davvero è così lunga? Poi nessuno la vede su YouTube. Basta, adesso chiudo, giuro. La vedono, la vedono. Basta solo un po' di nudo. Che nudo, che sono tutti uomini i miei spettatori. Scappano. Luca, seriamente, long o short? Bella domanda, guarda. Sale o scende Bitcoin? Domanda da $1 milione. Allora, adesso chiudo il giveaway innanzitutto e poi ecco, no, su che range di prezzo vedi c'è in link entro fine anno una tua previsione. Non faccio previsioni, non te lo so proprio dire, dipende da quello che fa adesso, cioè se va a rompere di nuovi massimi, se si fa respingere dai massimi. Per adesso è in crescita, è in uptrend, però dare dei target di prezzo mi sembra fuori luogo, cioè se te lo dicessi ti direi una cavolata, quindi non mi sembra corretto. Mancano 45 secondi al termine del giveaway, 24 partecipanti, di cui totale di tickets 93, vedo che in molti ne sono riusciti ad avere 5, quindi papabili vincitori, vediamo poi chi vincerà. Nel frattempo facciamo le ultimissime... Ecco, infatti qua c'è un'altra domanda provocatoria, le ultimissime considerazioni, ma Bitcoin è correlato a SPX? Le domande provocatorie che io odio, loro sanno benissimo che io le odio, come chiedermi ma Bitcoin sale o scende, ma è correlato a qua adesso... Chiedetemi anche se è correlato all'oro, così facciamo... Digitex, cosa ne pensi? Non mi piace, lo boccio, mi spiace. È una piattaforma che non mi dice nulla. C'era stato anche un leak, mi pare, dei KYC, non lo so. Per me no, non c'è motivo, insomma, di utilizzarlo. Non mi sembra ci sia motivo di utilizzarlo, non mi gusta. Ultime considerazioni, quindi. Che dire, prima di estrarre il vincitore del giveaway... Bitcoin, io come sono posizionato? Io sono posizionato net long, spot long, o meglio, e ho intenzione di
come da ultima volta, insomma, se rompiamo gli 8.000 a rialzo, andare a cercare addirittura la speculazione long, quindi andare a espormi ancora di più long se dovesse essere il caso. Se rimaniamo qui, mi tengo la mia posizione spot long e basta, sto a guardare, quindi non mi espongo più di tanto speculativamente. Se dovessimo rientrare, insomma, in questo range me ne sto sempre spot long. Se perdiamo i 6.900, rivaluto la copertura short, quindi vado a coprire la mia posizione spot, però non sono net short ovviamente, ma sono soltanto coperto. Giveaway terminato, andiamo a recuperare il vincitore, vediamo chi è. Dan underscore BX, quindi carissimo, scrivimi in privato o ti scrivo io in privato tra poco, spero che tu ci sia ancora, perché devi essere anche sul pezzo alla fine, altrimenti non vale. E così ti sei vinto i tuoi 0,001 bitcoin, tutti da holdare. Bitmex che lascia il Giappone, letto oggi su Discord. Sì, ho visto anch'io qualcosa del genere, ma non ho approfondito. E ho visto che Bitmex sta iniziando a perdere piede un po' sugli exchange. Ho visto che in volumi sta calando un po' a favore dei competitor. Insomma, è una situazione curiosa quella degli exchange di derivati, perché stanno arrivando, ci sono, bravissimo, complimenti, hai vinto, adesso ti contatto io così mi dai il tuo address, non scriverlo qua in pubblico, poi ci sentiamo io e te e ti mando subito il tuo premio. Ragazzi, io che dire, vi ringrazio innanzitutto di avermi seguito questo lunghissimo live, 1:40, mamma mia, ma chi se lo guarda, mo su YouTube davvero, e magari taglio qualche pezzo, adesso vedo se riesco a fare un po' di editing. Vi ringrazio davvero di nuovo per avermi seguito, ci vediamo di nuovo live venerdì con le stesse modalità, quindi domande e risposte, mini giochi, concorsi, cose del genere, magari mi invento anche qualcos'altro, ora che finalmente possiamo, abbiamo capito un po' meglio come funziona Twitch, ho smanettato un po' con le impostazioni e riesco a renderlo più fruibile, riuscite a maneggiare la risoluzione, tutto quanto, tanto meglio così. E velocità per 8, taglio ovviamente, adesso faccio qualche taglio e poi lo pubblico e basta, direi. Ci salutiamo, ci vediamo domani con un nuovo video, se riesco dovrei farlo, e venerdì con una nuova live, una nuova diretta dove ci facciamo due chiacchiere. Di nuovo grazie, sempre sul pezzo e alla prossima.